Ciao ragazzi, da Giuseppe con il Sottocalcio. In questo video o tutorial vi volevo far vedere il mio secondo tentativo di realizzare un aquilone. Beh, in effetti non è il secondo tentativo, devo essere sincero, ne ho creato più di uno. Tanto è vero che non vi posso mostrare passo passo le varie fasi di assemblaggio perché ne ho costruiti parecchi. Certo, non dico ne ho costruiti tanti, ma almeno un 4-5 li avrò realizzati. Addirittura ne ho persino realizzato uno circolare, di forma circolare, ma vi confesso che non è andato neanche a buon fine questo tentativo, anzi si è schiantato peggio del primo. Andiamo a vedere come ho realizzato questo mio nuovo aquilone. Bene, tanto per cominciare, già noterete che non ho usato più la forma a rombo, ma bensì triangolare. Il materiale che ho usato per la vela è lo stesso di quello che ho usato per il primo aquilone a forma di rombo, cioè la carta plastificata. Ma a differenza del primo, non l'ho voluto lasciare di colore rosso, ma l'ho voluto tinteggiare con questa tinta mimetica. Poi ho preso un vecchio ombrello e ne ho recuperato queste astine, come potete vedere. Queste astine di qua e questi gancetti, che sono i gancetti proprio dove vanno a infilarsi queste astine. Queste qui, se vedete. E ne ho, di queste astine ne ho recuperate 4. Due le ho usate per fare i laterali dell'aquilone. La terza l'ho usata per fare la spina dorsale dell'aquilone stesso. E la quarta, che andandola a inserire in questi gancetti, qui, già potete vedere voi stessi che mi crea una vela al centro, perché per l'appunto l'errore che avevo commesso nel primo realizzare il primo aquilone è stato proprio quello di dare pochissimo, o per dire completamente niente, gliel'avevo data vela al centro dell'aquilone. Praticamente nel primo che ho realizzato l'aquilone non prendeva vento al centro perché era troppo rigido, quindi se andate a vedere voi il vecchio filmato, il vecchio video, lo noterete anche voi. Quindi era troppo rigido, non faceva vela al centro e di conseguenza non si poteva alzare in volo. Infatti si è schiantato al primo volo, neanche, anzi non è che si è schiantato, proprio non ha preso completamente il volo. Poi per dargli un piccolo tocco di personalizzazione, io ho fatto queste piccole code, come potete vedere qui, e speriamo che stavolta l'aquilone prenda il volo, perché come vi ho già detto non è il secondo tentativo che faccio. Ma ne ho realizzati parecchi, non dico tanti, ma almeno un 4-5 li ho realizzati. Bene, ragazzi, andiamo a fare la prima prova di volo assieme e speriamo che vada tutto bene. Bene, ragazzi, da Giuseppe e Polizotto Garage, gustiamoci assieme questa immagine del primo volo. E come vi dico sempre, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Da Giuseppe e Polizotto Garage, nuovamente un ciao grandissimo. Ciao, ragazzi, ciao. Il nostro aquilone. Vediamo se questa volta siamo riusciti nell'intento e nella progettazione e se riusciamo a farlo volare. Speriamo bene, ragazzi. Proviamo. Ce l'abbiamo fatta stavolta. Ok ragazzi, finalmente dopo tanti tentativi ce l'abbiamo fatta. Ho un po' il fiatone. Vi confesso però che non è stato il primo tentativo questo. Comunque, l'importante è esserci riusciti. Come si suol dire, non arrendersi mai, ragazzi.